Quindi clicchiamo due volte sul nostro file, come vedete si apre la shell di Windows e rimane attiva sino all'esecuzione del nostro script. Ora ci spostiamo e ci loghiamo su Gmail e come vedete abbiamo ricevuto correttamente il nostro messaggio, la nostra email, oggetto test file batch Windows e il messaggio di test tramite file batch di Windows. Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, stai nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con la definizione dei pulsanti per quanto riguarda la tabella dei nostri avvisi. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, andiamo a definire un file batch in Windows che al click ci permetterà di eseguire uno script in PHP. E nello specifico andremo a ricavare l'avviso, quindi l'unico avviso salvato all'interno del nostro database, e inviare il promemoria dell'avviso all'utente associato a quell'avviso. Quindi, per prima cosa, ci spostiamo nel nostro editor e creiamo un nuovo file e lo salviamo all'interno della cartella htdocs. Quindi nella root creiamo una nuova cartella che la chiamiamo bat e al suo interno salviamo il file come gestione avvisi.php. All'interno di questo file apriamo il PHP . Includiamo per prima cosa la connessione, quindi dobbiamo uscire dalla cartella bat ed entrare nella cartella include e richiamare il file connessione underscore db.php, perfetto, e poi eseguiamo una semplice query, una cell avvisi, e gli diremo seleziona, quindi select, tutti i dati dell'avviso, quindi a.stellina e l'email associata all'utente, quindi u.email, dalla tabella, quindi from avvisi personali as a inner join utenti privata as e gli diciamo dove avvisi.fk utente sarà uguale a utente.id utente. Perfetto, quindi non andiamo a inserire altri campi per filtrare i nostri dati e ci limitiamo a ricavare l'unico avviso salvato. Eseguiamo la query, quindi res avvisi sarà uguale a MySQL query di connessione cell avvisi e ci ricaviamo i dati, quindi row avvisi sarà uguale a MySQL fetch array di res avvisi. Bene. Una volta che abbiamo recuperato tutti i dati dell'avviso e l'email associata all'utente, dobbiamo andare a inoltrare l'email. Quindi innanzitutto dovremo includere il file, quindi la funzione che abbiamo creato, si chiama send email, e alla nostra funzione quindi send email dobbiamo passargli l'oggetto, l'email a cui inviare il messaggio e poi il messaggio di testo. Quindi richiameremo send email, definiamo le variabili, quindi oggetto sarà uguale a test file batch Windows
L'email del destinatario sarà uguale a Rodi Avvisi al campo email, e per finire il testo, quindi il testo che vogliamo inoltrare. Come testo gli diciamo per il momento test, anzi messaggio di test tramite file batch di Windows. Perfetto. Questo è il, diciamo, file che andrà a ricavare, quindi, come abbiamo detto, i dati dell'avviso personale, l'email associata all'utente, e poi ci inoltra l'email. Bene, per poter eseguire questo file tramite Windows, quindi dovremo creare un file batch, che sostanzialmente ci permetterà di eseguire dei comandi come se stessimo operando con la shell di Windows, quindi con la command line. Quindi per prima cosa andiamo a creare il nuovo file e lo salviamo sempre all'interno della cartella bat come controllo avvisi, e lo dobbiamo salvare con estensione .bat. Perfetto. Ora all'interno di questo file possiamo semplicemente operare come se stessimo lavorando, quindi, come abbiamo detto, tramite la riga di comando del DOS, quindi con la shell di Windows. Quindi quello che dobbiamo fare noi è innanzitutto recarci all'interno della cartella PHP e richiamare il file php.exe, quindi l'eseguibile di PHP. Quindi gli diremo c://php/php.exe, e poi all'interno dei doppi apici specificare invece il percorso del file PHP da eseguire. Quindi noi dovremo eseguire gestione avvisi, che si trova all'interno di C Apache 24 htdocs bat, e poi il nome del file, dello script. Quindi qua gli diciamo C due punti, utilizziamo non lo slash vicino al tastierino 1 come abbiamo fatto qua in precedenza, ma utilizziamo quello sopra il 7, l'altra tipologia di slash. Quindi C due punti slash Apache 24 slash htdocs slash bat slash, e poi il nome del file gestione avvisi punto php. Perfetto, quindi eseguendo questo file con un doppio clic dovremo poter ricevere la nostra email. Quindi clicchiamo due volte sul nostro file, come vedete si apre la shell di Windows e rimane attiva sino all'esecuzione del nostro script. Ora ci spostiamo e ci loghiamo su Gmail, e come vedete abbiamo ricevuto correttamente il nostro messaggio, la nostra email, oggetto test file batch Windows, e il messaggio di test tramite file batch di Windows. Perfetto, quindi in questo modo tramite Windows riusciamo a eseguire correttamente il nostro script. Ora, per poterlo automatizzare ovviamente il processo tramite l'unità di pianificazione di Windows, possiamo creare una nuova attività, la chiamiamo gestione avvisi CMS, e qua possiamo anche, volendo, dare una descrizione alla nostra attività. Poi gli diciamo di eseguire l'attività a prescindere che l'utente sia loggato o meno all'interno del sistema di Windows. Gli diciamo di non memorizzare la password e di eseguire con privilegi più elevati.
Poi ci spostiamo nella scheda attivazione, nuovo, e gli diciamo che deve essere eseguito giornalmente e di ripetere l'attività, quindi il controllo degli avvisi personali, ogni 5 minuti. Bene, clicchiamo su OK, poi ci spostiamo in azioni, nuova azione, e qua dobbiamo scrivere il nome del file, quindi dello script da eseguire, che si chiama controllo avvisi.bat, e poi nella riga inizio qua dobbiamo specificare il percorso dove risiede il nostro file, che si trova in /apache24/htdocs/bat/. Clicchiamo su OK e nuovamente su OK. Perfetto, la nostra attività è stata creata. Clicchiamo su Esegui per testarla. Come vedete qua ci scrive in esecuzione. Perfetto, ci spostiamo in Gmail. Perfetto, come vedete abbiamo ricevuto correttamente il nostro messaggio di posta elettronica tramite la chiamata dell'attività pianificata di Windows. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima videoguida andremo a definire e a modificare quindi lo script gestione avvisi, in modo che venga eseguito soltanto se quell'avviso ovviamente non è stato già inoltrato.